Diego, ho una brutta notizia. Il mio cilindro si è rotto. Finalmente! Oggi... No, perché ora i player li pescherò dal mio calzino. Ma no, ora puzzano! No. Puzzano, regà! A parte gli scherzi, ti ho portato oggi un PS4 player fenomenale che ti stupirà tantissimo. Ok, Tompi, l'hai già visto, vero? È quello che ho già visto. Tompi mi ha detto che secondo Tompi è più forte di Gala. Ma di brutto. Ma di brutto. Allora, il PlayStation 4 più forte d'Italia. Bra. Secondo esatto, me sì. Diego. Sì, ma ragazzi. Ok, le premesse ci sono. Codice creatore, questa volta, dirlo dei Tompi. Diego trattino abusivo nello show. Mi raccomando, ragazzi, vediamo che skin ci stanno. Vediamo, c'è Skewz da grande che diventerà pelato. Poi c'è. Non lo so. Questo è Tompi. Quando lavorerà. Tompi quando lavorerai, Tompi. Ragazzi, mi raccomando, abbassate l'audio. Sto per smutarlo. Ha una frigida al posto della play. Bro? Bro. Oh, quanto hai di ping, bro? Veloce. Adesso 30. Quanti anni hai? 19. Ah, oh, grande. Non è piccolo come schiude. Finalmente, no, bro, ti devo mutare, purtroppo. Mi dispiace, ma... Vai, porco due, fra... Povera Play 4. Ok, ragazzi, ci siamo. Prima di partire ricordiamo quattro cose fondamentali. Uno, lui non ci conosce, quindi avrà molta ansia. E fidatevi che l'ansia cambia completamente un player, a differenza di Skewz, che gioca tutti i giorni con noi, praticamente qualsiasi gioco, quindi l'ansia non ce l'ha per niente. Anzi, in momenti gli è meno. Gioca da Play 4, quindi old gen contro Skewz, fortissimo da next gen. Quindi, ragazzi, cioè, pure se dovesse perdere, valuta del player sotto questi punti. È stra-svantaggiato. Skewz next console, quindi è fortissimo. Ti sorprenderà, secondo me. Vabbè, mi sorprenderà. Ok, andiamo. Siete pronti? Voi, ragazzi, siete pronti? Lasciate un bel like se siete pronti. 3-2-1, let's go. Tompi mi deve sorprendere. È più forte di Gala, deve essere più forte di Gala. Ok, sale in maniera figa. Già tutto sotto controllo. Skewz buggato nella piramide, incredibilmente. Cioè, è partito così aggressivo, fra. Adesso gioca bene. È partito aggressivissimo. Porca miseria. Ma no, raga, ma è un height control sto ragazzo. Cioè, vuole controllare tutto in high ground. Sì, sì, lui gioca molto in high ground. Comunque, ti volevo dire, hai visto come si muove tutto strano? Sì, no, in realtà c'ha movimenti, nel senso, movimenti veloci ma corti. Come posso dire? Sì, perché la sense è bella alta. Sì, ma più che altro fa a scatti, sì, belle, belle, diciamo. A scatti, tipo... bravo, a scatti, ragazzi. Sì. Io ho dormito 3 ore, non mi veniva a scatti. Grazie, Tompi, che viene in mio aiuto. Prego. Strano che non dormo, eh. Strano che non dormo. Lui vuole avere il controllo dell'high ground, punto. E però come gioca sotto, da vedere, l'ha perso, eh. Secondo me l'ha perso. Eh sì, Estra l'ha perso. E come gioca da sotto? Sì, è bravo a risalire? Sì, abbastanza. Si copre bene. Si copre bene. Pad Play 4 normale, penso. O uno scaffo, non lo sì, so. Sì, Play 4 normale. Ok, Play 4 normale. E Skewz ora è diventato il player che controlla. Oh, come mi... Skewz, ma cosa è missato? L'ha ripreso lui? No, non l'ha ripreso lui. Ogni volta che lo guardiamo si blocca. Oddio, è stato Skewz, è 33. Ok, va bene, bravo Skewz. Ha fatto le cose semplici, GG Skewz. Ma come ho detto, è stravantaggiato. Non so contro Gala chi potrebbe vincere, eh. Cioè, raga, 1000 like per favore per farlo sfidare contro Gala. Gala è più skillato. Secondo me Gala è più skillato. Dobbiamo vedere la mira e tutto. Non lo so. Ragazzi, non lo so, vi dico la verità. Non lo so, ma siamo tornati nel medioevo, raga. Ma cos'è? Va bene, 3. Ma che cazzo, pure la piramide sopra. 3, 2, 1, let's go. Non lag, vabbè, giustamente da Play 4, poverino. Vediamo, ma che cacchio. Ti ha distrutto meccanicamente. Oh, di nuovo tutto sotto controllo come prima. Sì, ma tranquillo, però basta, cioè, nel senso, ok. Tutto sotto controllo, però Skewz prima è stato molto più letale. Passiamo di Skewz, vediamo, cerca di salire. Non sa dove è l'avversario, sì, tutto sotto controllo. L'avversario là, prova a sparare in pre-fire, ma l'avversario non esce. Attenzione, lui è bloccato. Ok, prova a risalire, però ha perso le ground ormai, ha perso le ground. Skewz sta pushando. Sta andando verso la sua direzione, cattivissimo. Skewz, ok, tutto bene, perfetto. Si è coperto al momento giusto. Anche te, Tompi, stai cambiando. Skewz miss, perché lui si è spostato completamente facendo un bellissimo flick. Però ancora non si sono hittati. Non si sono hittati. Vi voglio più cattivi, ragazzi. Più cattivi. Let's go. Premo il tasto cattiveria. Bello. E Skewz prova a entrare. Vediamo cosa fa. Esce dall'altra parte. Prova a fullboxarlo. Ma non era tutto suo, purtroppo. Non era tutto suo. Non poteva farlo. Attenzione. Raga, è una sfida bellissima. Cioè, io mi sto svegliando con la sfida incredibile. Sto parlando strano. Io mi sento rincoglionito. Quindi, secondo me, parlo strano. Però, sto parlando abbastanza veloce. Non è velocità, solo che sto parlando così. Porca miseria, attenzione. Raga, tra un po' l'infarto. Ragazzi, ma un premio questo ragazzo. Tra un po' l'infarto. Rischia l'infarto. Oh, e Skewz. Cambio. Non ci sto capendo niente. Top, prova a fare una cosa. Cambia in continuo. Guarda che figata. No, mio Dio. Chi ha vinto? No, nessuno. Oddio. Raga. Mi sto sentendo male. Ma è successo qualcosa nel frattempo? Ma se stanno contro counterando in continuo. C'è uno edita l'altro build, l'altro edita l'altro si copre. E Skewz vola. Skewz, lo so che hai le ali, però non funziona così. Povero campione.
Comunque lui parte molto più veloce di Skills. Fra, non lo so. Sì, sì. Lui parte molto più veloce di Skills. Prenderà il grand start, però Skills riesce a coprirsi bene. Sì, riesce a coprirsi semplici bene. Però per adesso, sì, ragazzi, sta stravincendo Skills, eh. Sarà avvantaggiata rispetto, vabbè, a, vabbè, sì, ma soprattutto per l'ansia. Fidati che è più l'ansia, bello. È più l'ansia che negli, sì, FPS. Di fede di me. Assolutamente, perché sì. Perché l'ansia veramente cambia un player. Raga, io vi giuro che quando giocavo a calcio ero fortissimo. Poi ci sono anche i miei video su YouTube. Ma non solo Skills, ero proprio forte. Ero sempre capocannoniere e via. Però il problema è che molto spesso durante l'allenamento ero un mostro finale. E poi durante le partite con il pubblico ero un coglione perché mi sentivo in ansia. Quindi fidatevi che l'ansia fa tanto. Oh, ma così poco ha tolto. Torniamo ad Skills. Oh, ma l'ha contrittato in quel momento in cui l'ho cambiato. Attenzione, Skills. Cioè, non lo so perché sto commentando. Sto facendo 45 cose contemporaneamente. 116, ragazzi. È passato in vantaggio con un hit incredibile. Hanno la stessa vita super giù. La prossima hit sarà super quella decisiva. Skills può morire di AR mentre lui no. A meno che non faccia headshot. Quindi ha recuperato proprio tanto. Ma come? Cambia player, no? Ma cambia, fra. Scusi, Tompi, vedi anche te, no? Cioè, ha recuperato. Guarda. È vero. Cioè, porca, mi più sfilmato di me. Potrebbe essere l'1-1, raga. E sull'1-1 si va in box fight. Fidatevi. Sì, in box fidatevi. Fidatevi. Oh. Scusi. Lui era buggato. Si dimostra sempre il più forte. Ragazzi, Skills non ha rivali. No. Dai, Dompi, dillo te. Dai, dillo te. Dillo te, Dompi. Lo so che vuoi dirlo. Ok, te. Ragazzi, box fight. Bravo. Let's go. Let's go. Possiamo cambiare player? No, non possiamo cambiare. No. Vabbè, va bene, va bene. Fa niente, fa niente. Vediamo. È forte in box fight. Dompi. L'hai visto? Non l'ho mai visto. Non l'ho mai visto. Ok, raga, mi raccomando. Voglio anche i commenti. Voglio sapere cosa ne pensate. Se siete da Play 4. Se siete più forti. Se avete amici più forti. Scrivetelo nei commenti, raga. Scrivetelo nei commenti. Poi faremo i provini live. Prima o poi troveremo tanti player. Belle, Skills. Prima hit da parte di Skills. Come al solito, Skills non fa prigionieri. Skills vuole semplicemente menare. Guarda, guarda, sta lì tranquillo. E lui si è impicciato un po' con gli edit. Si è impicciato un po' con gli edit. Ma si vede che è in ansia, ti giuro. Vabbè, ieri non era assolutamente. Va bene, va bene. Devo vederlo contro Gala. 116 contro. Non so quanto gli abbia fatto. Scusi, ma tanto. Io sono sicuro che Gala dirà: più forte di me. Diego, ma faceva schifo quel player. Lo distruggo. Quanto ci scommettete? Mi scriverà così su WhatsApp. Ma l'ha già scritto a me, quindi. Ok, ok. Oh, sta andando, sta andando, sta andando cattivo. Prova il flick, Scusi, cambia box. E no. Vabbè, Scusi, ragazzi, è troppo più forte. Ragazzi, non a caso è negli ex. Non a caso è negli ex console. Ora Diego vedrà una tecnica che guarda quanto sono forte. Vai, vai, fammi vedere questa tecnica. Ma c'hai le... Fra, c'hai il muro editato. Ah, mette i muri prima. Strano, non l'ho mai vista questa tecnica. Cosa sta facendo? Oh, inculato, Skills. Bella tecnica. Bella tecnica, tecnica concentrato, ok? Mi raccomando, insegnamela. Perché? Cosa sta facendo? Non lo so, non capisco. Tu Tompi la stai capendo? No. Che tecnica è, Skills? Spiegala. Skills non vuole spiegarla, è segreta, mi sa. Beh? Non sto capendo cosa combina Skills. No, cosa sta facendo Skills? Vuole fare una trappola. Secondo me è una trappola. Oh! Che trappola! Che bella trappola! Secondo me non li sta funzionando. Si deve allenare. Cioè, metti i muri e poi li resetta. Non l'ho capita. Pure casca la buggata. Se l'ha sfruttato, sì. La scala non doveva essere buggata. Non so perché. Ma dimmi la tecnica. Comunque, allora, la andiamo tecnica in zone. Ha un nome, andiamo la in tecnica zone. Ha un nome ben 1-1. Preciso. Cioè? La tecnica si chiama tecnica del cigno. Perché tu cosa fai? Metti muri preditati. Il tizio salta come un cigno e lo killi. Tecnica. Ragazzi, mi raccomando, ricordatevi di queste parole. La tecnica del cigno. By Skills. Questa volta lo dico io. John Wars. Diego quello morto. È morto. Ma siamo anche noi vivi qua. Ah, funzionano bene le mappe degli ex, mi stanno dicendo. Sì, ma... non vedo nessun problema. Mazza che fight estremo. Box fight, pareggio, ricordiamo. Build fight, bella combattuta, ma build Skills. E qua tutto da vedere. Qua tutto da vedere. Si vedrà. No, no? Sta laggando. Ragazzi, si è teletrasportato, è rimasto fermo in aria. No, questa era la tecnica del cigno 2.0. Questa è la tecnica del cigno volante. Si è rimasto in aria fermo. Però 0-0 non vale, ha preso il volo da solo, poverino. Skills sta aspettando l'edit, ha messo davanti il muro, abbassandosi. Lo conosco troppo, Skills, è troppo furbo. Vediamo che tecnica inventa. Ora la tecnica del lupo, vediamo. Tecnica del lupo, Skills, fai. Skills prova a prendere le ground. Bello, bello. Si vede che Skills ha 6 anni e c'è riflessi a palla. Si vede. Allora, non ha più materiale. Tecnica 3.0.
Lagga di brutto sta di. Ragazzi, purtroppo la play è quella che è. 1-0. Mi dispiace, due voli contano una sconfitta, brother. Mi dispiace che laghi, ma funziona così. Mi dispiace, fra, che dobbiamo fare? Ha preso il volo. Oh, riesce a bloccare. Bello. Peccato, ma quanto gli ha fatto poco, però. Gli ha fatto troppo. Gli ha fatto 34, sì, 35. Non gli ha fatto niente, non gli ha fatto. Però arriva in ground. Scusa, lo blocca. Penso che abbia preso box. Più danno lui di safe che altro. Sì, infatti. Porca miseria. Guarda, è schiuzza, è un ratto. È schiuzza, un ratto nelle fogne. Tecnica del ratto. Del ratto FN. Ratto FN. Vabbè, ma schiuzza ne sa una più del diavolo. Guardate. Guarda, si nasconde. Ma si muove, ma lei è incredibile. Ma l'hai visto, schiuzza? È pazzo. La tecnica del ratto sta facendo. Non vuole sprecare i materiali. E quindi si abbassa, si alza, schiva i colpi lui. E schiuzza, poi prende la ground. Matrix. Vediamo, vediamo, vuole buttare giù Eschiuz, vuole usare la tecnica abusiva. Vuole usare la tecnica del Diorgo FN, ragazzi, questa è una tecnica famosissima. È una tecnica famosissima. Sì, Diorgo FN si chiama la tecnica, però in pochi la sanno. Ah, mi sa che lui ha finito di mouse. Come fa per... Ah, sì, certo, ha finito di mouse. E mi dispiace, in Zone Wars non c'è stato un vero fight. È morto da caduta e di safe. No. Eschiuz ha giocato di testa, di ratto. Cioè, avete visto Eschiuz? Come si muove? Ragazzi, io non ho mai visto un player muoversi così. Comunque, torniamo in lobby. Torniamo in lobby. Let's go. Franz. Che è successo, bro? Male, male. Male? Hai giocato male, secondo te, a confronto normale? Ok. Quindi valutiamo anche questa cosa, ragazzi. Che ha giocato malissimo, a differenza della normalità. Ok, ci sta, ci sta. Normale, ho fatto proprio schifo. Va bene, bro. Tanto la prossima volta sfiderai Gala. Quindi riscalda di prima. Anch'io da sfidante lo dico che ha giocato molto male rispetto a come gioca di solito. Ragazzi, ci sta, è normale come cosa, secondo me.